Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vado a mostrarvi come poter realizzare questo tipo di invito tramite Canva. Sapete che è il mio fedele alleato nella realizzazione di tutte le cose grafiche, che è stato e tuttora, insomma, un mio fedele alleato nella realizzazione grafica insomma, del matrimonio, e lo uso anche, diciamo, spesso quando devo organizzare qualcosa, insomma, per Niccolò. E in questo caso abbiamo realizzato l'invito, diciamo, digitale, quindi non andrà stampato, da condividere con amici e parenti per invitarli appunto al compleanno, al terzo compleanno di Niccolò. Nelle clip successive vi vado a mostrare come sfruttare un pochino Canva per realizzare i vostri invidi o comunque le vostre realizzazioni grafiche. E più che altro l'intento è quello di farvi vedere diverse funzioni, di insomma un po' magari farvi vedere anche qualche non trucchetto, perché non è che sia una grande esperta, assolutamente no, né di grafica né di Canva, però farvi vedere un po' come lo utilizzo io, così che anche voi possiate insomma un po' realizzare i vostri prodotti grafici da non esperti in materia come sono io. Nulla, spero che vi sia utile, vi lascio al video. Vi faccio vedere come ho realizzato questo invito per il compleanno di Niccolò, più che altro per darvi magari ecco, farvi vedere un po' come poter sfruttare Canva per realizzare appunto i vostri inviti e le vostre grafiche. Sapete che io l'ho utilizzato anche per tutta la parte del matrimonio, però partiamo insomma dall'invito, visto che vi ho fatto vedere insomma un'anteprima dell'immagine. In tanti mi avete chiesto ma come lo realizzi, e ho pensato di fare questo piccolo tutorial tra mille virgolette, ragazzi, perché non sono del mestiere, non sono una grafica, mi ci metto un po', mi piace un po' perderci il tempo e volevo farvi vedere come realizzare insomma una soluzione di questo tipo. Allora, per praticità ci apriamo una pagina bianca sotto, così vi faccio vedere. Come primo step andiamo a creare lo sfondo. Ok, lo sfondo non è che mi sono inventata niente, sono andata su Google, ho scritto sfondo prato e cielo disegno, cioè mandate invio, ci sono diverse opzioni, io ho scelto questa qui, ve la salvate e poi la andiamo ad importare, diciamo a caricare nel nostro progetto. La allargate, tutta fino a coprire tutto lo sfondo. Dopodiché, per non farla muovere, tasto destro, imposta come sfondo. Ok, dopodiché, beh, dobbiamo andare a, diciamo, mettere un qualcosa del tema. Quindi, come potete immaginare, il tema della festa di Niccolò per il suo terzo compleanno è Papa Troll. Volevo un'immagine di Papa Troll che però non mi occupasse molto, insomma, perché comunque dovevo andare a mettere poi le altre informazioni. Anche qui, ragazzi, mi sono inventata niente. Google, ho scritto semplicemente stemma Papa Troll PNG. Ok, ci sono diverse cose. Io ho trovato questa immagine. Allora, a dire la verità, questo passaggio l'ho fatto tramite il telefono. Perché? Perché ho utilizzato un'app che si chiama InShot, ve la faccio vedere, che è questa qui praticamente. Ok, che ha questo simbolino, si chiama InShot e ha questo simbolino qua. E in pratica l'ho scaricata, cioè l'ho scaricato l'immagine, salvato l'immagine insomma sul telefono, l'ho caricata su InShot, e tra le funzioni di InShot c'è quella di scontornare appunto l'immagine, e quindi poi l'ho presa, me la sono rimandata sul Mac e eccola qua. Questa è quella che poi effettivamente è stata come immagine. Quindi che cosa fate? La prendete sempre tra i caricamenti, qui avete la possibilità, cliccate, fate carica file, cercate il file dove l'avete salvato, ve lo porta in questa zona qui, voi lo selezionate e poi lo andate semplicemente a posizionare, a ridimensionare in base insomma a quello che, quanto grande lo volete, dove lo volete mettere insomma. Dopodiché passiamo alla parte delle scritte. Anche qua, ragazze, sfruttate diciamo, anche le scritte che sono già presenti. Qua sul lato trovate la sezione testo. Se ci cliccate, scorrete verso il basso, ci sono anche diverse scritte un po' più particolari a cui potete attingere, o in alternativa aggiungere voi, diciamo, il testo e scegliere poi il font. Ora, io per realizzare questa ho scelto questa qui, Coffee Person, dove sono andata a
modificare naturalmente la scritta mettendo Niccolò. Anche qua potete ridimensionare ovviamente. Ok, e cliccando sull'immagine e poi andando qui, colore del testo, potete cambiare il colore. Io ho scelto questo blu. Qua. Dopodiché ne prendiamo. Un'altra, oppure potete fare copia e incolla da questo, ridimensioniamo anche un pochino e ce la portiamo qui. Vabbè, poi trovate un po' la misura, insomma, che volete, e anche qua cambiamo, insomma, il colore. Dopodiché, ragazzi, diciamo, nell'invito l'ho fatto leggermente più piccolo. Ok. Dopodiché andiamo a creare la parte, insomma, del numero. Anche qua sul lato, trovate la sezione elementi. Vi faccio vedere che è molto intuitivo, ragazzi, Canva. Ci dovete solo prendere un pochino di tempo e cominciare, insomma, un po' a conoscerlo. Cerca elementi, scrivete 3 e mandate l'invio. Andate qui su Mostra tutto e ci sono diversi 3 a disposizione. Alcuni li vedete con questa coroncina con scritto Pro, altri sono liberi, quindi che cosa vuol dire? Questi Pro fanno parte della versione, diciamo, a pagamento. Quindi o vi abbonate, oppure se utilizzate questo esempio qui, vi lascia praticamente il watermark sopra. Ok? Quindi vabbè, scorriamo, cerchiamo quello che ci piace di più. A me piaceva questo qui come grafica. Quindi ci clicco, come vedete è verde, ma adesso lo andiamo a cambiare e lo facciamo rosso. Perfetto, per cambiarlo ci cliccate, ragazze, andate qui in alto e cliccate sul verde e mettete il rosso o il colore, insomma, che vi piace. Dopodiché, che faccio? Devo scrivere qui sotto anni. Ok? Allora, vi faccio vedere. Cliccate su una scritta che già avete scelto. Fate Ctrl C e poi fate Ctrl V. Ok. Così vi copia direttamente, insomma, anche il colore senza che dovete modificarlo e scrivete anni. E anche qua, ragazzi, ve lo ingrandite quanto vi serve. Poi, per la parte, questa parte qui, allora io sinceramente, ragazzi, ho copiato la stessa, diciamo, impostazione che avevo utilizzato per il compleanno dei 2 anni, quello di Bing, perché mi piaceva, insomma, un po' così come è strutturata, ma questa l'avevo copiata da un altro invito dei modelli che ci sono su Canva. Non riesco a ritrovarlo, però vi faccio un po' capire. Se voi andate appunto proprio su Canva, allora, mettiamo che siamo nella pagina iniziale e qua scrivete inviti compleanno bambini. Ok, vi escono una serie di inviti, possono essere bambini, adulti, insomma, inviti compleanno, che voi potete un po' sfruttare per farvi venire un po' di idee, ok? Potete magari anche prenderlo proprio, aprirlo e andare a cambiare solamente le informazioni, no? Mettendo quelle della vostra festa, ma magari potete anche estrapolare solamente delle parti, diciamo, grafiche. Ok, come vi ho detto, io non trovo quello che, diciamo, ho utilizzato, però facciamo un esempio che magari ci piace questo modello, quindi modello già preimpostato che voi volendo potreste solamente cambiare le informazioni e utilizzare. Noi ci andiamo però a prendere solamente la parte della struttura, ok, del giorno. La selezionate, fate Ctrl-C, riandate sul vostro invito, fate Ctrl-V. E praticamente lui ve lo porta. Ora magari lo ridimensioniamo un pochino, insomma. Vi faccio più che altro, ragazzi, voglio farvi vedere come un po' potete giocare tra un po' la vostra fantasia, conoscendo un po' Canva, ma anche tra le ispirazioni che vi dà Canva stesso, no? Ok, qua magari mettete, che ne so,
Che ne so, luglio, non lo so, mettiamo che fosse che domenica 15 luglio, non so neanche che cos'è. Se effettivamente è 15, magari mettete, che ne so, 16 e 30. Ok? Questa parte qua magari ce la selezioniamo, la portiamo più verso il basso. Gli potete cambiare colore anche a, o alle singole, diciamo, scritte, oppure come blocco tutti insieme. E magari mettete, che ne so, mettiamo il nero, ok? Oppure magari mettete queste singole, diciamo, le informazioni della data, li mettete in bianco, data e orario. Il resto lo lasciate così com'è. E poi sopra potete. Questo magari lo spostiamo leggermente in basso. Sopra potete inserire voi un testo, quindi fate testo, aggiungi testo e magari scrivete: ti aspetto alla mia festa di compleanno. La ridimensionate ovviamente. La spostate. E anche qui, selezionando appunto il testo, possiamo andare qui e cambiare il carattere. Ad esempio, mettiamo questo qua che si chiama Sunday. Ridimensioniamo magari un pochino. Ce lo spostiamo. Ok. E alla fine sotto, ok, vedete questa è un'alternativa, io ho utilizzato questo qui. Però, diciamo, è per farvi capire un po' come sfruttare anche i modelli che vi propone appunto Canva. E sotto magari mettete l'informazione della, insomma, via. Ora facciamo magari, faccio un copia e incolla da qua. Un nome della via, il numero civico, insomma, di dove ci sarà appunto la festa. Potete cambiare anche il colore delle singole striscettine. Vedete, questo l'ho fatto nero, questo è marroncino. Detto questo, ragazzi, una volta che avete stabilito, insomma, tutti i vari aspetti, non vi resta che, insomma, esportarlo. Quindi andate qui su Condividi, andate su Scarica e lo potete scaricare nel formato che vi piace, insomma, di più. Facciamo il JPEG e facciamo Scarica. Ed ecco qua, ragazzi, questo è il file che ci ha scaricato, che voi potete, diciamo, mandarvi, quantomeno insomma io dal mio computer posso farlo, sul cellulare per poterlo condividere poi con le persone invitate alla festa. Ed eccoci qua ragazze. Allora, questa è la realizzazione dell'invito. Spero che sia stato utile e anche intuitivo e semplice, insomma, nella spiegazione. Ci vuole giusto un po' di pazienza per studiare un pochino il sito, un po' magari ecco anche di fantasia, no? Ma la cosa molto carina è che Canva ha già dei modelli preimpostati che voi, se magari non avete tempo, non avete fantasia, non siete molto portati, ecco, per poi creare qualcosa. Potete prendere modelli molto molto carini e andare a cambiare semplicemente le scritte, quindi le informazioni riferite appunto al vostro evento e sfruttare già dei modelli grafici bellissimi di infinita insomma scelta. Come vi ho già anticipato nelle clip precedenti, Canva dà anche l'opportunità di acquistare, quindi abbonarvi a Canva, quindi vi dà, come posso dire, la possibilità di accedere anche al livello pro, quindi a tutti fondamentalmente anche i modelli, tutti gli elementi, insomma, che sono, diciamo, solo per la parte a pagamento. Avete la possibilità di fare anche una prova gratuita di 30 giorni, quindi di accedere anche a file a pagamento,
che appunto sono gratuiti per voi per 30 giorni, avete la possibilità anche non solo di abbonarvi, ma di acquistare anche il singolo elemento. Quindi magari se voi volete realizzare una cosa che ha degli elementi appunto a pagamento, un elemento a pagamento, non vi va di abbonarvi annualmente appunto al servizio, potete anche fare l'acquisto per il singolo, diciamo, il singolo file esportato, ecco. Comunque, io spero davvero di esservi stata utile, spero che il video vi abbia fatto piacere. Nei commenti fatemi sapere, insomma, se vi è piaciuto, se vi è stato utile, ma soprattutto se avete qualche domanda, se posso aiutarvi in qualche modo insomma, nella mia comunque ignoranza, ecco, però magari posso comunque darvi qualche consiglio, lo faccio sempre con piacere rispondendovi qui sotto ai commenti. Vi mando un bacio grandissimo e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!